A Piuro la storia torna alla luce, questo grazie alla campagna di scavi che va ad interessare i siti presenti nel comune Valchiavennasco. Ritrovamenti che aprono le porte sul nostro passato, sulle radici più profonde della nostra comunità. A catturare l'attenzione degli esperti in queste ore, muri e oggetti rinvenuti nell'area di scavo di Motalcastella. Piuro e i suoi scavi riservano sempre belle sorprese, la storia riaffiora. Sì, oramai è il terzo anno che si prosegue grazie al finanziamento Interreg Amalpi, questa campagna scavi sul Mot del Castello a Piuro. L'anno scorso abbiamo ritrovato queste sei tombe di epoca tardo-romana e adesso invece siamo arrivati proprio in cima a questa collina che ci sta dando delle grandi soddisfazioni. Infatti, notizia di poche ore fa che è stato rinvenuto un muro perimetrale delle dimensioni, ovvero delle larghezze di oltre 1,80 m, quindi vuol dire che siamo veramente su un qualcosa di massiccio e di veramente importante. In queste ore stanno emergendo anche dei dettagli veramente particolari, come ad esempio un gioco risalente al tardo medioevo. È una pietrollara incisa dove, dalla famiglia delle dame, quelle che conosciamo noi come giochi di società, si stanno appunto trovando questi elementi e sono delle caratteristiche, se vogliamo, peculiari del fatto che Piuro effettivamente fosse al centro di grandi scambi culturali e commerciali internazionali. Questo ci dà comunque stimolo a poter proseguire nelle prossime settimane, sapendo che le ultime sono quelle che ci daranno più soddisfazione. Quindi direi che siamo solo all'inizio di questo grande percorso.